Abbiamo avuto già modo di ascoltare Massimo Drago dopo la sconfitta di sabato e il suo commento tecnico della gara. È il momento ora di ascoltare quello di Rastelli, allenatore dell'Avellino. È successo che abbiamo avuto una settimana intera per prepararla veramente in maniera minuziosa, come hai detto tu. Era già da tempo, con l'Empoli avevamo adottato questo modulo, a Carpi inizialmente allo stesso modo, poi in seguito ci sono state delle situazioni sia di condizione di qualcuno che qualche defezione che mi avevano fatto desistere da riproporre questo modulo che credo che da qua alla fine possa darci quel qualcosa in più. Quindi, perché togliere un difensore, avere un giocatore tra le linee, un trequartista che ci possa permettere comunque di lasciare un po' più di libertà agli attaccanti e nello stesso tempo di fare un po' da raccordo tra i due reparti, non abbassarci troppo e quindi oggi i ragazzi l'hanno interpretata proprio nella maniera perfetta. Per come l'avevamo preparata, sapevamo che potevamo soffrire sicuramente sugli esterni, ma l'Adriere si abbassava, diventava quasi un 4-1-3-2, con i tre centrocampisti quasi in linea, un po' più larghi, per cercare di andare a prendere subito i difensori che si sganciavano molto bene. E sicuramente c'è stata grande qualità anche perché abbiamo espresso, secondo me, un bellissimo gioco su un campo che sicuramente ha penalizzato tutte e due le squadre, anche noi avevamo giocatori di qualità. Il primo tempo forse abbiamo esagerato in alcuni fraseggi dove non era più possibile perché è venuto a fare un acquazzone che ha allentato troppo il campo. Nel secondo tempo siamo stati più lucidi, abbiamo fatto quasi tutto bene, nel senso tutte le giocate le abbiamo interpretate bene. L'unico rammarico è che non si possono creare tantissime occasioni e segnare al 92esimo, insomma. L'unica pecca che posso imputare in maniera benevola naturalmente ai miei giocatori. Io quando dico che pace è fatta, io non parlo tanto a vanvera. Ieri ho detto questa squadra vuole playoff, il sottoscritto vuole playoff, tutti vogliamo i playoff. L'Avellino punta ai playoff ed è bastata la vittoria con il Crotone a convincerli ancora di più. Ci sembra giusto che i crotonesi lo facciano con la stessa intensità e che vadano diritti, senza ascoltare le solite chiacchiere, verso un traguardo ambitissimo da tutti noi. Per Fabrizio Ruggero, campione italiano di Muay Thai, un riconoscimento del comune, giusto e meritato. Già una grande soddisfazione essere campione italiano. Una grandissima soddisfazione che comunque ripaga tutti i nostri sforzi e sono veramente contento e miriamo in alto, sempre più avanti, ma miriamo a titoli più importanti. Raccontaci un po' l'esperienza che hai vissuto e come hai vinto questo titolo. Allora, questo titolo l'ho vinto innanzitutto grazie a sforzi, allenamenti molto duri che mi hanno imposto il mio maestro e anche le sue due spalle, diciamo Domenico Zizza e Giuseppe Iorfida. E quindi ci sono arrivato grazie a allenamenti molto duri e ci ho creduto. Sergio è uno dei titoli più importanti che hai conquistato grazie a Fabrizio, naturalmente, che poi chiameremo in causa, quindi grande soddisfazione. Sì, grande soddisfazione, importante sì, perché è un titolo strappato in un circuito molto importante, ormai un circuito che organizza degli appuntamenti grandissimi a livello mondiale, a livello mediatico, tipo per esempio Octagon. Quindi diciamo che il titolo italiano che abbiamo portato a casa è un titolo molto importante, un titolo che noi aspiravamo perché ci dà accesso, ci apre queste porte per questo circuito importante e andiamo avanti, miriamo più in alto.